Prevenire come? Con una dieta sana, ricca di fibre, evitare assolutamente il fumo, l'attività fisica e gli stili di vita si imparano già a scuola, si imparano da giovani e si impara ad aderire a mantenerli nel corso della vita. Riparte ad Arezzo per l'anno 2023 il progetto GIONA, giornate oncologiche aretine, promosso dalla ASL Toscana Sud-Est insieme al Calcit e al Rotary Club. Sono gli stessi ragazzi che, come diciamo, attraverso un lavoro laboratoriale vanno a vedere perché il fumo fa male, perché l'alcol è meglio berne meno, l'alimentazione, l'attività fisica. Perciò i ragazzi hanno da qui fino a maggio, che il giorno in cui saranno presentati i risultati, hanno tanti mesi dove andranno appunto a ricercare e si renderanno conto da sé cosa contiene una sigaretta e cosa contiene un bicchierino di alcol. Coinvolge gli studenti di 4 istituti scolastici aretini, l'ITIS Galileo Galilei, il liceo artistico, l'istituto comprensivo Francesco Severi e il liceo scientifico Francesco Redi. Sono progetti importantissimi per 2 motivi. Prima di tutto perché creano all'interno della scuola un dibattito, una riflessione su tematiche che sono fondamentali per la crescita dei nostri ragazzi e quindi della costruzione di un futuro migliore. Dopodiché questi messaggi pensati dai ragazzi e realizzati dai ragazzi attraverso video, campagne pubblicitarie e grafiche riescono ad arrivare al cuore degli altri giovani e quindi è perfetto. Porterà nelle scuole il tema della prevenzione primaria. Comportamenti corretti, instillati nelle fasce di età che coinvolge con il progetto GIONA il Calcit, trovano delle radici ed un terreno fertile sul quale le radici possono poi far crescere i comportamenti corretti nell'età adulta. Quindi individuare i ragazzi come target è prima di tutto l'elemento fondamentale di questo progetto. È l'altro elemento che i ragazzi vengono messi in gioco e in prima linea, perché i ragazzi progettano, i ragazzi producono con la loro creatività dei messaggi che servono chiaramente per essere trasmessi ad un'utenza ancora più ampia, ma servono prima di tutto a loro, perché ci riflettono e perché sulla base delle loro riflessioni elaborano poi i progetti stessi.